È arrivato il closing del Milan, andate in pace, amen. Fratelli cinesi, legalate bei acquisti a Milano, amen. In nome de Patris et Filium et Spirito Santo. Amici nerazzurri, ben ritrovati in un nuovo video con la camera sempre più a suo quadro, ma chi se ne frega, è arrivato il closing del Milan, cioè per l'occasione, visto la fumata bianca, metto la maglietta bianca, tra l'altro di Fallout 4, però vabbè, dettagli. Dopo una miriade di secoli su secoli e secoli, dopo lustri e lustri, arriva il closing del Milan, signori. A quanto pare è arrivata poco fa l'ultima caparra, sono lassù che brindano con Berlusconi, i cinesi e le mignotte. La caparra, dicevo, da 370 milioni, 375, una cosa del genere. Quindi, finalmente, se così si può dire, il Milan passa nelle mani di questa cordata che non ho ancora ben capito se è, è una cosa tipo Suning, con un capo pieno di soldi, con la sua azienda, la sua industria, o sono più cordate messe insieme. Comunque, sicuramente voi milanisti ne sapete qualcosa in più, e quindi ditemelo voi se lo sapete. Si spera, ragazzi, che dall'estate prossima, se non so il Milan che cosa farà, quanti soldi verranno messi sul mercato, però si spera che con questo passaggio di proprietà finalmente la Milano, sia nerazzurra che rossonera, possa tornare nelle posizioni che gli competono e a dirigere i ruoli che gli competono, ovvero quelli di diretti avversari della Juventus, di protagonisti in Champions League, e di sostituire finalmente, non me ne vogliate, la Roma e Napoli, che sinceramente mi hanno sfracellato i maroni, visto che ogni anno sembra che debbano fare bim bum bam e poi non fanno mai un cazzo. Quindi la sostanza è che adesso per una proprietà ci deve essere un mercato corposo, anche per il Milan una base solida. Gli auguro francamente, da cugino, di tornare al più presto ai livelli che si merita, perché era ora di finire questo closing che sembrava dovesse durare tipo la telenovela di Beautiful, non finiva più. E vedremo quanto metteranno sul mercato, se si metteranno subito sul mercato. Sicuramente il Milan quest'estate avrà qualche soldino in più da spendere rispetto alla scorsa, non presero praticamente nessuno. Gagliani lavorava ancora con parametri zero e quant'altro, fra l'altro Gagliani si è dimesso, mi sembra, ma non penso che lascerà il mondo del pallone. Invece rispetto all'estate prima, che Berlusconi mise praticamente gli ultimi spicciolini per il suo Milan comprando Bacca e altri acquisti. Quindi, signori miei, che sia di auspicio per una Milano che torni finalmente ad essere protagonista in Italia e in Europa. Il closing è stato fatto, andate in pace, amen. Signori, vi invito a commentarmi qui sotto, dire la vostra come sempre. Iscrivetevi al canale, che è facilissimo, basta mettere il click su iscriviti, una cazzata. Anche su Facebook, ragazzi, lasciate il mi piace, che la pagina sta crescendo discretamente. Devo cercare di essere un pochino più, diciamo, coinvolto anche con Facebook, però diciamo che prevalentemente la mia attività si concentra su YouTube. Mettete la spuntina alla campanella, così vi arriveranno in tempo reale le notifiche dei video, e soprattutto lasciate un like in modo tale che si possano espandere i video e il canale si faccia conoscere. Ci vediamo come sempre ad un prossimo video, andate in pace, scherzi a parte, sempre forza Inter.